vinceremo questa battaglia? Temo che saremo sconfitti. Cosa? Ce la caveremo alla grande. Senti, magari Shin è malato, ma è ancora forte. E Genichiro è una forza della natura con l'arco. E poi abbiamo Gyobu, il demone. Ah, Gyobu, ma certo, ben detto. Finché è con noi, nessuno passerà le porte del castello di Ashina. Sei tu, Inosuke, figliolo. Hai visto il giovane signore? Non sono tuo figlio. Ci risiamo, Inosuke. Ti piace farmi passare per rimbambita? Ma una madre riconosce suo figlio. Comunque, prendi questo sonaglio. L'ho creato per la protezione del giovane signore. Per favore, donalo al Buddha per il suo bene. Inosuke, figlio mio, hai offerto il sonaglio al Buddha? Hai provato al tempio cadente con quello scultore testardo? Sicuramente troverai un Buddha lì dentro. Inosuke,
Figlio mio, hai chi va là? C'è qualcuno? Sì. Quella voce, no. Può essere. Signore, mi chiamo Inosuke Nogami. Sono un vassallo della famiglia Hirata. O almeno lo ero. Vi chiedo un favore. Potete andare a trovare l'anziana in quella casetta. È mia madre, ma la sua mente va spegnendosi. Distingue una persona dall'altra. Ho incontrato tua madre. Mi ha dato un sonaglio. Davvero? Vi ringrazio. Il sonaglio l'ha tormentata molto a lungo. Continuava a mugugnare qualcosa sull'offrirlo al Buddha. Voi siete l'uomo di prima, vero? Grazie per quello che avete fatto per mia madre. Il sonaglio l'ha tormentata molto a lungo. Continuava a mugugnare. Vuoi acquistare un ex voto? Un ex voto? Esatto. Vendo oggetti votivi da offrire ai morti perché riposino in pace. A giudicare dal tuo aspetto, direi che di morte te ne intendi. Avanti, compra un ex voto. Dove trovi i defunti, lì troverai la congrega memore, proprio come i corvi. Ovunque ti portino i tuoi viaggi, assicurati di avere degli ex voto con te.
Non mi sento al sicuro con quel grosso bastardo legato qui vicino. Preferirei evitare di finire a pezzi prima che inizi la guerra. Se si mette al peggio, l'unica scelta è il fuoco. Quegli occhi rossi temono il fuoco. Il proclama diceva così. Proclami? Che idiozie. Gli Ashina hanno un modo strano di prepararsi alla guerra. Ti conosco. Sì, sei quel bravo uomo, quello shinobi. Non ti vedo da... da quella notte. Quale notte? Eh? Non te lo ricordi? No. Ah, capisco. Non te lo ricordi. Ah, ascolta, bravo uomo, noi due ci siamo già incontrati. A quel tempo ero un ladro. Ma quei giorni sono finiti. Ora sono un mercante onesto e rispettabile. L'unico problema è che sono al verde. E se sono al verde, non ho niente da vendere. Perciò, bravo uomo, mi presteresti una sommetta per tornare in carreggiata? Terrò in inventario qualcosa di speciale per te. Contaci. E come piccolo incentivo, ti parlerò di quella notte. Cosa ne pensi? Gran bell'affare, eh? Eccoti un po' di denaro. Grazie, bravo uomo. Ora parla. Sì, sì, ma certo. Quella notte la mia banda è entrata nella tenuta Hirata. Come senz'altro saprai, la famiglia Hirata fa parte degli Ashina. Di solito fanno a brandelli i ladruncoli come noi, senza sforzarsi tanto. Ma per combinazione siamo entrati durante una battaglia.
Quasi tutti i giovani samurai erano lontani. Era un'occasione d'oro. Poi abbiamo appiccato il fuoco e fatto man bassa. È stato allora che ti ho incontrato. Stavi cercando qualcosa. O almeno così mi è sembrato. È tutto ciò che so di quella notte. Capisco. Già, quello sguardo che hai ora. Avevi lo stesso sguardo quella notte. Stai ancora cercando qualcosa? Ascolta, brav'uomo. Per il giusto prezzo potrei raccontarti qualche altra cosetta che potrebbe esserti utile. Per il giusto prezzo, ovviamente. Ora faccio il mercante, sai. Comprerò le tue informazioni. Grazie mille per l'acquisto. Dato che sei uno shinobi, ti darò informazioni sugli strumenti da shinobi. Se non ti spiace. Ho visto questo tubo. Un tubo da cui scaturisce il fuoco. Quando siamo entrati nella tenuta Hirata, uno dei miei ne ha preso uno. Tum-tum, tum-tum. Il fuoco fa quel rumore quando scaturisce. Ne ho uno. Cosa? Ho detto che ne ho già uno. Ah, beh, è un peccato. Allora offro io, solo per te, brav'uomo. Mi procurerò un po' di merce con il denaro che mi hai dato. Ti interesserà senz'altro, brav'uomo. Mi procurerò un po'...